Allora, ragazzi, parliamo di ovviamente di Conte. Conte ovviamente ha lasciato l'Inter per sua decisione e ovviamente Zhang, il presidente dell'Inter, l'ha accontentato perché ovviamente l'Inter si doveva un po' ridimensionare l'anno prossimo, giustamente ha vinto uno scudetto, però e ha tanti problemi finanziari l'Inter e ovviamente ha detto o ti abbassi l'ingaggio, Conte, o devo venderti qualche pezzo forte. Forse vendevano e vendono forse Lautaro Martinez, che poi è sicuro più palpabile nella possibile vendita, diciamo. Quindi secondo me adesso c'è il toto allenatori per l'Inter, perché il problema qual è? Conte alla Juventus non può ritornare perché è andato Allegri, e tra l'altro secondo me Conte non ritornava Conte alla Juventus. Non credo che Conte venga al Napoli, perché senza Champions League il Napoli secondo me non ambisce a top allenatori. Con la Champions League il Napoli si poteva permettere di scegliere tra Conte, Allegri, eccetera, eccetera. Invece il Napoli si trova a scegliere tra Spalletti e Italiano, l'allenatore dello Spezia. Quindi la creme degli allenatori per il Napoli. Sarà un altro anno di bestemmie, già lo so. E detto questo, chi lo sa, Inzaghi ha rinnovato con la Lazio, e quindi no. E Allegri, che io pensavo Allegri andasse all'Inter, perché Allegri lo vedevo molti possibili nomi. Vedi che l'Inter ormai si scambia sempre con la Juventus, ormai in questi ultimi 2 anni, allenatori, presidenti, dirigenti, e giocatori, eccetera, eccetera. Pensavo che Allegri potesse andare, sarebbe potuto andare all'Inter. Quindi Allegri no, Inzaghi no. E quindi da liberi che ci sono in giro sono Contenzao, che è saltato Cacao Meraviglia a Napoli, Contenzao, Sarri e Zidane. Questi sono i nomi un po' liberi che sono in giro, che l'Inter si potrebbe permettere, diciamo, e ma non lo so proprio veramente quale. Dipende dalla società, dipende dall'Inter chi punta. Questi sono i nomi. Italiani ci sta, Italiano. Sarri, non lo so, non lo vedo tanto il tipo da Inter, o non lo so. Zidane. E purtroppo ci sono pochi nomi in giro, ormai sono quasi tutti accasati, quindi vedremo chi andrà, non lo so sinceramente, pure perché io ero convinto che andasse Allegri. E il ritorno di Spalletti all'Inter, ragazzi, immaginate, dopo che Spalletti si è ucciso con Icardi, eccetera, poi lo riprendono. No, assolutamente no. Purtroppo forse credo che Napoli si becca Spalletti. Ahimè, a me non piace come persona né come allenatore, quindi prevedo come Gattuso, avevo ragione io, che non è l'allenatore adatto a Napoli. Mi sa che avrò ragione anche con Spalletti, purtroppo. Detto questo, ci vediamo nel prossimo video. Vedremo poi chi sarà il nuovo allenatore dell'Inter, che adesso ovviamente c'è tempo, però non tanto è tempo, perché comunque devi fare la preparazione atletica per il ritiro. Vedremo, ragazzi, vedremo. Non si capisce più niente questo fatto delle partite, delle panchine, sta diventando un casino, una corsa, un inferno.